anche puntualizzare l'idea secondo la quale il socialismo e il comunismo siano contrari alla democrazia per natura. Questa è una totale falsità, oltre perché, come ho spiegato, l'obiettivo del socialismo è superare lo Stato e di autogestire tutta l'economia e tutta la politica, sia perché ci sono sempre stati movimenti e partiti socialisti democratici oltre che governi socialisti democratici in Cile con Allende, e nei giorni nostri in Venezuela e in Bolivia. Addirittura Cuba ha in teoria un sistema democratico parlamentare dove i parlamentari, i sindaci e i consiglieri comunali sarebbero candidati direttamente dal popolo ed eletti. Diverso è il discorso sull'elezione del presidente e sul sistema monopartitico. O addirittura l'Unione Sovietica delle origini aveva una democrazia consiliare dove dai soviet, cioè i consigli dei lavoratori, venivano eletti i deputati in ogni consiglio cittadino, e così via fino ad arrivare al soviet nazionale e quello di tutta l'Unione Sovietica. La cosa curiosa è che ogni rappresentante poteva essere rimosso in qualunque momento se non rispettava il vincolo di mandato e veniva pagato con lo stipendio di un operaio. Ma progressivamente il partito si sostituì ai soviet. Vorrei anche sottolineare come il socialismo non sia necessariamente un sistema monopartitico. Sicuramente non lo è stato dove il governo è stato eletto dal popolo, come in Cile, in Bolivia e in Venezuela, ma non lo era nemmeno in Germania Est, dove gli altri partiti esistevano, anche se le percentuali dei parlamentari erano già prestabilite, quindi era possibile solo scegliere il candidato. Non era monopartitica nemmeno l'Unione Sovietica delle origini, dove coesistevano insieme al Partito Comunista anche il Partito Social Rivoluzionario e quello Menscevico. Di fatto, Marx avrebbe voluto continuare e perfezionare la rivoluzione francese, voleva realizzare la libertà e l'uguaglianza che nella pratica non c'erano. Secondo Marx noi siamo liberi e uguali solo secondo la legge e lui avrebbe voluto realizzare l'uguaglianza nella pratica, aggiungendo e non sostituendo i diritti sociali a quelli civili e umani. Rosa Luxemburg criticò Lenin per avere privato delle libertà civili e di aver esautorato il potere dei soviet, e certamente non si può dire che lei fosse trotskista, sia perché lei criticò proprio Trotsky insieme a Lenin, e certamente non era una revisionista. Lei esplicitamente teorizzava una democrazia consiliare in un sistema autenticamente socialista. Lei specificava che nessuno sarebbe stato costretto ad aderire alle cooperative e ripudiava i metodi violenti ed era contro la guerra. Per saperne di più vi lascio dei link in descrizione. E nonostante le polemiche con Lenin, comunque lui la stimava e in generale la sinistra ama Rosa Luxemburg, forse perché è stata uccisa, e certamente non da Stalin come Trotsky, quindi non si pone il problema della divisione tra i comunisti, piuttosto è stata uccisa da un governo socialdemocratico. Quindi morendo da martire la sua memoria storica è salva anche per coloro i quali erano stati criticati dalla stessa Luxemburg. Di fatto la cosiddetta ultrasinistra, che in buona parte si ispira anche a Rosa, è stata criticata da Lenin in un testo che letteralmente si traduce come malattia infantile della sinistra nel comunismo, in italiano reso come l'estremismo, malattia infantile del comunismo. Questo per farvi capire che c'era molta differenza tra le idee. Infatti di solito sembra che all'interno del socialismo l'alternativa sia tra un socialismo democratico che vuole obiettivi moderati, ma in compenso mantiene i diritti democratici, e il comunismo che vuole il programma politico completo, ma allo stesso tempo anche la dittatura e la violenza. Oppure, all'interno del comunismo sembra che la distinzione sia tra stalinisti e trotskisti o tra marxisti e anarchici, mentre esistono anche altre posizioni. Riepilogando. Statalizzazione e socialismo non sono la stessa cosa, nemmeno keynesismo e socialismo, nemmeno stalinismo o bolscevismo e socialismo sono necessariamente la stessa cosa, non è detto che il socialismo sia un'economia pianificata, non è detto che l'economia pianificata sia socialista, e non è detto che l'economia pianificata sia per forza centralizzata e ultraburocratizzata o totalitaria. Il dibattito oggi è andato molto avanti e si sperimentano software ultramoderni per poter pianificare l'economia. Non è nemmeno detto che socialismo, comunismo, libertà e democrazia non vadano d'accordo, anzi, stando alla lettera delle parole di Marx ed Engels, il comunismo sarebbe dovuto essere stato libero per antonomasia. Anzi, Marx ed Engels come esempio di dittatura del proletariato indicavano la Comune di Parigi che era un governo super democratico e super popolare. Ed era solo una fase molto embrionale del comunismo. Quindi non è detto che per avere un socialismo autenticamente democratico bisogna sacrificare i diritti sociali ed avere un socialismo più moderato. Per adesso non mi vengono in mente altri luoghi comuni da sfatare. Per il momento è tutto. Alla prossima!